Ciao a tutti, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Bayonetta. Siamo arrivati al capitolo 5, le terre sante perdute. Normale, come sempre, giochiamo. Vediamo un po' cosa ci aspetta. È da un po' che non gioco, quindi devo riprendere un po' la mano con le combo. Speriamo non ci lancino in un combattimento così subito, ma non penso. Ok, eccoci qua. Vorrei saperlo anch'io. Ok. Va bene. Incominciamo subito leggendo? Direi di no, leggiamo dopo, dai. Diamo un ritmo un po' più spedito a questo episodio. Attenzione. Vogliono ucciderci subito, eh? Ui. Maledetti. No! No! Che paura! Stavo per morire. Ok. Platino puro. Rovine del campo di allenamento di Umbra. Quindi siamo dove c'erano le streghe. Cosa sei? Sembri molto pericoloso. Però se mi lanci i fulmini potrei usarli per fermare. Ah, son due. Oh merda. Grace and Glory. Bene. Vediamo. Così, così. Ah, mica dura un cazzo. Allora, rilassatevi un attimino. Ouch. Non dovevo entrare in quella combo. Raccogli. Adesso ne riparliamo. Che dici? Muori. Ho preso un casino di danni. Un quarto di disco ora. No, non farmi vedere. No, no. Sonata in K448, un pezzo di LP degli Angelici. Allora, datemi un secondo. Non ho comprato niente. Va bene, quindi devo fare un salto al maledetto. Non posso rischiare. Devo fare un salto all'inferno, stavo dicendo. Ma no! Ok, scappiamo. Siamo quasi morti. Cos'è? Un acciarino? È un rossetto. Non è per niente una trappola, eh? Come ci è arrivato soprattutto qui? Name is Lucas.
happens once every 500 years, can you blame them? Besides, when you look as good as I do, security isn't a problem. Addirittura. A killer like you, on the other hand, I'm sure you found a way. That little girl. I've seen her somewhere. Quella della chiesa? Hey, don't go freaking out on me. We both know you came here for something. But what you don't know is the closer you get, the harder it's gonna be for you to get away from me. And va bene. Done. You'll have to fess up to it all. I can't wait for you to get your hands on whatever it is you're after. Let me guess, you want a cut. Certo. Well, if you're still alive by then, perhaps you can appeal to my generosity. Still alive? You may be standing right in front of me, but you're definitely not living in reality. Which is a shame, because the truth is always going to be the truth. All I see when I look at you, the real you, is the truth. The truth is, you killed my father. I don't care who believes me. They can't reject the truth. Beh, se sono stati gli angeli invece? Will set me free from your black stain on my life. The truth will allow me to expose you to the world. Then I'll have won. Okay. And I'll do it without stooping to your level. Because I'm not a heartless witch like you. Whoa, whoa! What are you gonna do? Kill me in plain sight? Go ahead. It would only prove everything I've said about you. Well, that and sadden the hearts of a number of young ladies. Claire, Trish, Sylvia, and Amy. You don't want to piss her off, let me tell you. Hell hath no fury. Ehi. Così. What the? Ah, l'ha salvato. Adesso si innamora? Chi sta remando? Un altro? Ma non ho vita, ragazzo, sono morto. Fearless Dominions. Siamo morti. Vabbè. Vediamo se riusciamo a non morire. Dubito fortemente, per carità, però ci si può provare. Basta che mi sfiorino. Attacco torturante. Vai, pungilo. Oh mio Dio. Elimina, elimina. Attenzione. Adesso si incomincia a ragionare. No damage. Grazie. Quando mi impegno posso farcela. Vabbè, ragazzi. Aiuto.
Dove sei? Oh, che pezzo di merda. Ah, vita. È arrivato un gatto. Vediamo. Possiamo leggere ora. No, rilassati, Bayonetta. Quaderno di Antonio. Vediamo, dobbiamo leggere anche questo. Il velo. Eccoci qua. Il vero valore delle arti magiche di Umbra si può capire meglio se si conosce come le streghe di Umbra erano in grado di sfruttarle, grazie al diretto contatto con i demoni dell'inferno. Si dice che queste streghe venissero sottoposte a un rigoroso addestramento per imparare le varie tecniche. Tuttavia, la verità è spesso distorta a causa della reverenza e stupore che le streghe ispiravano nella gente. Il segreto del loro potere era l'abilità di domare l'energia di demoni potentissimi e usarla a loro piacimento. Per fare ciò, le streghe dovevano avventurarsi nel cuore dell'inferno ed evocare le bestie che li dimoravano. In questo modo potevano ottenere poteri inimmaginabili e spesso brutali. Erano questi poteri che rendevano le streghe così forti in battaglia. Dal punto di vista della religione di Vigrid, è quasi impossibile per coloro che abitano il mondo umano interagire con gli altri reami. Per questo motivo le streghe avevano bisogno di un catalizzatore per poter evocare i demoni. Solitamente usavano a questo scopo i propri capelli. Questa tecnica era chiamata chioma malefica. La chioma malefica era usata per evocare anche oggetti magici o per formare le divise delle streghe. Vorrei soffermarmi un attimo sulla disperazione che sicuramente queste donne provavano. In cambio dei loro poteri, erano costrette a promettere ai demoni dell'inferno le loro anime. A Vigrid, la credenza vuole che dopo la morte, le anime degli umani raggiungano il paradiso e lì entrino in un cielo eterno di rinascita, morte e rinascita. Le streghe, invece, andavano incontro a un solo destino, la morte, seguita dal tormento senza fine dell'inferno. Dopo aver mosso i primi passi sulla strada delle arti magiche, la dura realtà è che non è più possibile tornare indietro. Ciononostante, erano moltissime le donne che aspiravano a diventare delle streghe. Ok, perfetto. Ne leggiamo un altro e poi basta. Molto tempo fa fu costruito a Vigrid un enorme colosseo, rivolto verso il mare, che rimane tuttora quasi intatto. Secondo le fonti, non era utilizzato come arena per i combattimenti o altri giochi, ma come altare per la venerazione di uno degli dei dell'epoca, Fortitudo, che è quello che abbiamo battuto. Ancora oggi, anche se le funzioni della città sono state spostate a Isla del Sol, il Colosseo occupa un ruolo fondamentale nei credenti della laguna. Anche se il passare del tempo ha distrutto la strada che conduce alla struttura, il numero di coloro che si avventurano per l'impervio passaggio per raggiungere il Colosseo in pellegrinaggio è vasto. Ok. Possiamo proseguire. Questo è da girare. Vediamo un pochino cosa fa. Sembra che stia aprendo un portale verso qualcosa. No. Ah, ho fatto arrivare la luna. Ok, così possiamo utilizzare il potere. Scusami. Controlla. Un disco a forma di luna, visibile dalla finestra a mezzaluna. È una coincidenza improvvisa l'improvvisa apparizione della luna in contemporanea alla rotazione dell'ingranaggio? Non credo proprio. Allora, sicuramente dobbiamo lanciarci in questo buco e sfrecciare. Ah. Bene. Vabbè, dai, mi danno vita. No, mancato, peccato. Ehi. Cosa ridete? Ok. Chi devo sfidare? Ah, ancora questi due, Stavolta mi trovate pronto, però. Ma stai scherzando. Schiaccia!
Le ho sprecate. Cavolo. Ehi, ho premuto. Zac, te. Tagliato in due. E questi cosa sono? Che schifosi, sono proprio deformi. Harmony. Ok. Ma ragazzi, per favore. Vabbè, mi hanno bloccato in un loop. Bravi, che dire. Ah, di nuovo contro questi. Ok, abbiamo visto che si fa così questo. Cerchiamo di togliergli più danno possibile. Ok, non male. Boom. Grazie. Aia. Eliminato. Ok, saltiamo. Sì. Siete dei pezzi di merda però. Lasciatevelo dire. Non vado. Ok. Perfetto, dai. Un altro pezzo dell'LP. Ok. Se non sbaglio ce ne manca un altro, perché era diviso in tre. Lo so, la combo non è stata bellissima, però. Ok. Cuore di strega spezzato. E possiamo proseguire. Cos'è questo vento? Mi sa di roba che mi fa... Ah no, sta andando via. Oh! Attenzione. Non vorrei mi colpisse e mi facesse male. Ok, porte dell'inferno. Direi di usarle per comprare un po' di cure. Sì. Dai, ma era una citazione a Resident Evil. Va bene. Te la lascio passare, dai. Facciamo così. What are you buying? 14.000, peccato, cavolo. Ciao. Controlla. Veniva usato durante l'addestramento delle streghe. Passandoci sopra puoi percepire un flebile movimento. Vediamo se riusciamo a farlo. No.
Ok. Possiamo proseguire prima che si chiuda, che non so se si chiuda. Torre di Jormungandr. Va bene. Mi serve la luna, il potere della luna, assolutamente. Però... tu chi sei? Vabbè, spada e scudo. Va bene. Ardore. Ah, non sei neanche solo. Scusatemi. Ehi, 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 ehi! Calmi. Guarda cosa ti faccio adesso, guarda. Punto. E basta. Prendiamo la spada. Ok. La luna è uscita, quindi possiamo camminare. Presumo. Lo so, ho fatto un bel po' di danno. Cioè, ho preso un bel po' di danno. Scusami. Ah, anche qui? Bene. Vieni qua. Ma ti stai fermo? Maledetto. Ok. Scendiamo. Perfetto, vediamo se c'è qualcosa qui di nascosto. E questa leva cosa fa? Excuse me? Ah, vabbè. Era fatto apposta, quindi dovevo farlo. Dai, ma stavo premendo. Curiamoci. Ok. Vabbè. Aia. Oh, e basta. Ma com'è tutta questa violenza? Cioè, si può morire e ti accontento. Aia.
Ok, ci sono andato malissimo. Va bene, abbiamo ripristinato la cosa. Quindi... ok. Va bene, c'era davvero bisogno? Qui giù c'è qualcosa? Ad Alfheim. E ci proviamo. Un'altra sfida, eh? Usa tutti i calci e pugni previsti, sconfiggi tutti gli angeli prima dello scadere del tempo. Ucciso. No, è impossibile. Non credo di riuscire a fare questa sfida. E poi anche a tempo, capito? Cioè... no, non ce la faccio, dai, basta. È inutile perdere troppo tempo. Andiamo via. Mi dispiace. Ma c'è qualche tecnica che non ho ancora sbloccato, qualche cosa che mi serve, per forza. Non è possibile. Ecco, infatti. Simpaticissimi come sempre. Ok, un altro libro. Lo leggiamo poi. Dammi vita, per favore. No, l'altro pezzo dell'LP. Almeno abbiamo sbloccato un'altra arma, dai. Vediamo il lato positivo della cosa. Il lato negativo è che non ho più cure. Sì. Sei malato, mi sono spaventato. Cattivissimo. Sbrigati, grazie. Brava. Questo mi ammazza molto. Sono morto. Inspired. Va bene. No, vabbè. Dove sei? Ah, vabbè. In che senso, scusami? E basta. Dove sei, dove sei, dove sei? Che paura! Ok. Ora, 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 ora. Addio.
apoteosi. Perché no, dai. Ci siamo. X. Ok. Al massimo, ok. Grazie. Mamma, mamma, mamma. Buon appetito. Ok. Direi che è fatta, no? Medaglia di platino. Entriamo all'inferno a vedere che arma ci ha sbloccato? Perché no? Ci compriamo anche l'ultimo la calca, così se dovesse servirci, ce l'abbiamo. Esatto. Vediamo cosa mi sblocca. This took a bit to pound into shape, but the workmanship's solid. Now, go put this thing. Bellissimo. Perché non le posso usare? Ah, Durga Alternative, ce li ho. Aspettate che ci prendiamo una tecnica. Ah, sì. Apprendista di magia. Un achievement mi ha sbloccato. Grazie. Vediamo un pochino queste armi. No, ho sbagliato. Beh, non male. Ok. Per favore, dammi un cuore. Dovrei averne tre per farne uno. No, eh. Saranno quattro, forse. Perfetto. Proseguiamo. Ah, ce n'è un altro. Ho fatto bene a prendermi il lecca-lecca, allora. Ok. Sei pronto? Hai rotto un po' le balle. Dove sei? Va bene. Sto schivando, ma va bene lo stesso. È uno spreco metterla nei piedi quell'arma. Odio. Eh sì. Basta. Vediamo di fare una cosa. Proviamo a scambiarle.
Avevo anche la frusta, è vero. Mi ricordavo di aver sbloccato anche qualcos'altro. Ok, le armi stanno diventando un po' troppe ora. Facciamo una cosa. Solo nella mano, eh. Il recinto è stata esposta alla furia degli elementi ed è debole. Con un po' di forza dovrebbe accedere facilmente. Bene. Anche noi con un po' di forza. Vabbè. Questo episodio tutti mi stanno attaccando. Ho saltato, sì? Ok. Ragazzi, basta. Lei lavora per gli angeli? Fammi capire. I suppose coming here has given you a second wind. Feeling better, Bayonetta? Non proprio, sto per morire. Who are you? And don't you dare say my long lost sister. Sister? You've quite the active imagination. You and I once fought for the jewel upon the crown of the Umbra throne. Hai vinto tu, presumo. Non adesso, ti prego. Non ho vita. Sì, c'è appunto. No time for daydreaming. Vabbè. Ci sciotta. C'è poco da fare. Se dobbiamo combatterla adesso ci sciotta. Fermi, fermi, no, no. No, sì, interrompete, interrompete. Ah, meno male. Grazie. Fuggi, Bayonetta, fuggi. Non ho vita, dai, non potete farmi questo. E niente, è finita. Avevo, ero one shotabile. Questo capitolo è lunghino, eh. Dai. Salta. Sì. Dai.
Che succede? Ah, bene. Esploso. Stronza. Ah, ce l'ha anche lei le armi forti, eh? Ferma. Dai, l'avevo battuta. La faccio passare tutta una volta la voglia di rompere le balle. Aia. Picchia anche lei però, eh. Basta. Mica toglie molto quell'esplosione, eh. Stop. Ok, non funzionano quelle armi contro di lei. Basta. Basta. Oh, esplodi. What's the matter, sweet? Afraid of something, are you? No. In che senso? Si trasforma in animali? Ma possiamo farlo anche noi? E anch'io sono un po' perplesso. Durante una corsa per me viene rapido, ci sono per... Ah! Scatenare la verba interiore ti permette... La belva interiore ti permetterà di assumere una forma animale e sbloccare misteriosi poteri magici. Ad esempio, se volessi scatenare il potere della pantera e trasformarti in bestia, saresti veloce come il vento e saresti in grado di superare anche le scogliere più pericolose con facilità. Ok. No, no! Ma devo fare comunque un doppio salto. Già. Ok, abbiamo completato il capitolo 5 con un bel po' di difficoltà. Ci prenderemo pietra, mi sa. Già. Va bene così, dai. Era lunghino questo capitolo. Quindi adesso posso usarla sempre quella cosa? Anche per attaccare?
Lo vedremo nel prossimo capitolo, credo. Ok. Ok. Fanculo. Perché devi mettere in mezzo? Niente. 43 punti però, dai. Abbiamo fatto un bel po' di punti, stiamo migliorando anche qua. Per la dorata. Misterioso. Praticamente non è indicatore di magia, no. Ci prendiamo la Kalec. E via. Gli altri li convertiamo. Ok. Va bene ragazzi, noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo episodio, sempre qui, sul mio canale. Ciao a tutti! Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui, sul mio canale, con il prossimo video.